stato un anno molto positivo, abbiamo concentrato una serie di impegni che avevamo iniziato a definire già tre anni fa, su logiche legate al valore, su logiche legate all'innovazione, a prodotti nuovi, al coinvolgimento della filiera, quindi siamo molto contenti dei risultati ottenuti, ma siamo proiettati a fare ancora di più e meglio. Gli obiettivi 2015 raggiunti sono molteplici, innanzitutto tutte le certificazioni nuove che sono arrivate legate al nostro percorso di sostenibilità, il carbon footprint, dei riconoscimenti importanti anche da parte della clientela importante come Coop Italia, che ci ha insignito di questo premio come prima azienda di surgelati che è riuscita ad avere un impatto ambientale molto più basso rispetto ai concorrenti. È stato un anno molto complicato perché gli andamenti stagionali hanno messo veramente a dura prova tante produzioni, a partire dal nostro prodotto degli spinaci. Invece, per quanto riguarda il mercato, pur parlando di un mercato non brillante, anzi per quanto riguarda il mondo dei surgelati, un mercato sostanzialmente stabile o leggermente in calo, il nostro andamento sicuramente è molto migliore, cresciamo di oltre il 7% a volumi e quindi è una situazione da questo punto di vista sicuramente soddisfacente. È altrettanto evidente che tutto questo si scontra comunque con una situazione dove i prezzi continuano a soffrire, dove si vende sempre di più in promozione e dall'altra parte comunque i costi tendono a lievitare, soprattutto in campagna per le ragioni che dicevamo prima e che hanno comunque un impatto su quelli che sono i costi, ma che hanno un impatto anche su quelli che sono i costi di lavorazione, perché anche in fabbrica, se non si può avere continuità nelle produzioni, è evidente che i costi lievitano. Ciononostante chiuderemo sicuramente un buon 2015 ci approcciamo al 2016 non senza qualche preoccupazione, perché è evidente che partiamo da basi sicuramente buone, però le incertezze dei mercati sono sempre molto, molto forti, stanno aumentando le tensioni su alcuni prodotti, su alcune materie prime, quindi in termini di costi probabilmente il 2016 sarà peggio di quello che è il 2015 e ci siamo in trattativa per quanto riguarda ovviamente i nuovi listini, i nuovi prezzi, ma in una situazione di mercato dove i prezzi al consumo sono stabili o ancora su qualcosa, addirittura in deflazione, aumentare i prezzi è sicuramente complicato, però io credo che noi, come dicevo prima, partiamo da ottime basi, che possiamo fare ancora molto per la valorizzazione dei nostri prodotti, tutti i nuovi prodotti lanciati sul mercato, tutta l'innovazione fatta sta rispondendo bene e non possiamo non concludere facendo a tutti gli auguri di buone feste e di un 2016 ricco di tutte le più belle soddisfazioni e soprattutto di grande serenità. Tanta salute che è la cosa più importante e anche grazie al consumo dei prodotti benessere della Orogel che aiutano a stare in salute. Un grande augurio di buon Natale e soprattutto di un 2016 all'insegna della virtù e del benessere.